Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's... Ciao ragazzi, oggi andiamo in giro in skate per Milano sulle orme di Napoleone. Seguitemi! Milano è una città turistica tutta da scoprire. Tra le strade piene di gente e traffico si nascondono palazzi e musei ricchi di storia. Oggi andremo a scoprire un percorso sulle orme di Napoleone e dei suoi figli. La prima tappa è Corso Sempione. Fu costruito nel 1801, in epoca napoleonica, per collegare Milano con Parigi. È un grande viale alberato che punta verso l'Arco della Pace. È realizzato in stile neoclassico ed era utilizzato dai nobili che si muovevano con le carrozze. Il progetto è molto simile agli Champs-Élysées di Parigi. L'Arco della Pace è un arco di trionfo situato all'inizio di Corso Sempione. È stato inaugurato con l'entrata a Milano di Napoleone III e Vittorio Emanuele II, dopo la vittoria nella battaglia di Magenta della seconda guerra d'indipendenza italiana. Si chiama Arco della Pace perché è stato dedicato alla pace tra le nazioni europee. Tutta la struttura è di granito di Baveno ed è disegnata in stile neoclassico. È formato da tre fori e quattro colonne con capitelli corinzi. In alto, da entrambi i lati, ci sono due cavalli in bronzo al galoppo e in centro la statua di Minerva, dea della saggezza e della guerra, che guida un carro trainato da sei cavalli. Pensate, l'arco è alto 25 metri e largo 24. Attraversando il Parco Sempione arriviamo all'Arena Civica Gianni Brera, costruita dall'architetto Luigi Canonica. È un grande edificio utilizzato per le feste, gli spettacoli e le gare sportive. L'arena fu realizzata dalla demolizione delle fortificazioni spagnole che circondavano il castello Sforzesco. Si utilizzò la forma dell'anfiteatro in stile romano come aveva richiesto Napoleone. L'arena è di forma ellittica, lunga 238 metri e larga 116 metri e può contenere fino a 30.000 spettatori. L'anfiteatro fu inaugurato nel 1807 con una grande naumachia, ovvero una battaglia navale nell'arena, con la presenza di Napoleone. Passando per zona Brera nella mappa troviamo la Pinacoteca, una galleria nazionale d'arte antica e moderna. All'entrata c'è una copia esatta della statua in marmo di Marte Pacificatore, che rappresenta Napoleone. La statua, grazie alla visita di Napoleone a Milano, fu collocata al centro del cortile dopo una grande inaugurazione. Entrando nel museo possiamo osservare grandi opere di diverse scuole artistiche. La Pinacoteca fu concepita come il Louvre di Parigi e contiene tutta l'arte italiana di tutte le epoche e regioni. Nello stesso palazzo c'è anche la Biblioteca Nazionale Braidense, l'Osservatorio di Brera, il Giardino Botanico, l'Istituto Lombardo della Scienza e della Lettera e infine l'Accademia delle Belle Arti. Tra le opere più famose si possono ammirare il Cristo Morto di Andrea Mantegna, il Matrimonio della Vergine di Raffaello, la Sacra Conversazione di Piero della Francesca, il Bacio di Hayez e la Pietà di Giovanni Bellini. Seguendo via Fate Bene Fratelli e via Palestro troviamo sulla destra Villa Reale, costruita nel 1790 per il conte Belgioioso, un ufficiale militare italiano. Alla sua morte passò di proprietà alla Repubblica Italiana e ospitò saltuariamente Napoleone e la sua famiglia, per divenire poi residenza fissa del viceré, figlio adottivo di Napoleone. È un monumento in stile neoclassico, oggi diventato un museo. All'interno ci sono molte statue, colonne di marmo, quadri e affreschi. All'esterno invece c'è un bellissimo giardino con uno stagno, dei ponti e dei tempietti decorativi. Passando per Galleria Vittorio Emanuele arriviamo a Palazzo Reale, per molti secoli sede del governo della città di Milano. Il palazzo si trova alla destra della cattedrale. La facciata dell'edificio rientra, perché prima c'era un giardino, distrutto poi negli anni seguenti. Il figlio adottivo di Napoleone decide di trasferirsi qui. Ragazzi, venite con me che visitiamo Palazzo Reale.
In quell'epoca Milano era capitale di un vasto regno che comprendeva tutta l'Italia settentrionale e grazie al progetto di Luigi Canonica la parte posteriore del palazzo fu ingrandita con nuove stanze e abitazioni e inaugurata nuovamente con una visita ufficiale di Napoleone. Adesso ammiriamo la grande cattedrale, il Duomo. Eccola qua in tutto il suo splendore. La costruzione del Duomo inizia nel 1386 con Gian Galeazzo Visconti, che dopo aver sognato il diavolo ordinargli di costruire un tempio in suo onore, decidette invece di costruire una maestosa cattedrale per salvare la sua anima dai suoi peccati, dedicandola a Santa Maria Nascente. Per costruire il Duomo di Milano ci vollero 5 secoli, durante il quale molti architetti, scultori e artisti diedero il loro contributo professionale nella famosa fabbrica del Duomo. La fabbrica ha utilizzato il marmo della cava di Candoglia, proprietà della famiglia di Galeazzo Visconti. Il marmo veniva trasportato dal Piemonte fino a Milano sui barconi attraverso i navigli. Erano esentati dal pagare le tasse grazie al marchio AUF, ad usum fabrice, che era inciso su ogni blocco. Adesso questa espressione AUFO in milanese indica qualcosa di gratuito. La cattedrale è di marmo bianco e rosa ed è l'unica al mondo in cui si può camminare sul tetto. La chiesa in totale ha 3.400 statue, 200 bassorilievi, 135 guglie, 96 doccioni o gargoyle con figure mostruose che servivano per allontanare i diavoli dalla chiesa, 55 vetrate con più di 3.600 personaggi storici, santi, papi ed imperatori. Si estende su 11.700 metri quadrati di superficie e racconta più di 634 anni di storia. Nel punto più alto della chiesa è stata posta la Vergine Maria per proteggere la città. Colpita da Giuseppe Perego, la statua interamente d'oro ha un'altezza di 4,16 metri. È chiamata la Madonnina ed è il simbolo di Milano. La cattedrale all'interno ha 5 navate, 40 pilastri e una capacità di più di 40.000 persone. Pensate che il primo pilastro è stato creato ancora prima della scoperta dell'America. Alla fine del XVIII secolo fu decretato di ridurre, siccome la facciata del Duomo non era ancora stata terminata, il numero di conventi e monasteri del Regno Italico. E così si riuscirono a trovare i fondi per completare la facciata e in 2 anni il Duomo fu terminato, in tempo per celebrare l'incoronazione di Napoleone Bonaparte, re d'Italia e imperatore dei francesi. Adesso una piccola leggenda. Nel 1574, l'aiutante di un maestro vetraio che lavorava per la realizzazione delle vetrate del Duomo, soprannominato Zafferano perché usava spesso la polvere di zafferano per rendere più vivaci i colori dei vetri, non avendo molti soldi e dovendo fare un regalo a sua figlia che si stava sposando, decise di colorare il riso del banchetto nuziale con un po' di zafferano. E così, con grande sorpresa, i commensali apprezzarono molto l'idea, tanto per il gusto come il colore del piatto, e fu inventato il risotto allo zafferano, tipico piatto milanese. Per oggi è tutto, vi è piaciuto questo giro per Milano? Grazie per la visione, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi. Ciao, al prossimo video!